Sarà lo spareggio tra Gela e Scicli a decidere chi andrà nella Serie C1 di calcio a 5. Davanti a un migliaio di spettatori al Palalivatino, il Gela ha battuto il Ferla, che si presentava in questo impianto come capolista. L'ha scavalcato in classifica e ha raggiunto lo Scicli, che a sua volta invece ha violato il campo del Campobello di Licata. Partita ovviamente con grande tensione, con la presenza di un centinaio di tifosi sono arrivati dalla città di Ferla e anche i tifosi della curva Boscaglia a inneggiare cori verso i calciatori bianco-azzurri. Gara molto tesa visto la posta in palio, tant'è che il Ferla in formazione giallonera si è portata per prima in vantaggio. Brasile ha segnato il gol dell'1-1. Poi ancora una volta Ferla capace di riportarsi in avanti, ma prima della fine dei primi 30 minuti è stato invece man mano a riportare il Gela sul 2-2. Nel secondo tempo il gol vittoria di Marchese ed un finale thrilling. Prima Di Bartolo si è fatto parare un rigore dal portiere del Ferla e poi a tempo scaduto per un fallo commesso sulla tre quarti campo del Gela l'arbitro ha decretato il tiro libero. Rodoti diventa l'eroe della partita. Prima para il primo tiro libero, l'arbitro però inspiegabilmente lo fa ripetere, ne nasce un parapiglia, viene espulso anche l'allenatore dei portieri Filippo Rapicavoli, ma dal dischetto ancora una volta Rodoti ipnotizza l'attaccante del Ferla per far esplodere il Palalivatino. Adesso sarà spareggio in campo neutro tra Gela e Scicli. Andrea, che adrenalina, sei l'eroe di questa partita, due rigori consecutivi. Forse voleva far battere anche il terzo arbitro per costringere. L'arbitro se mi faceva battere un terzo rigore per l'attaccante del Ferla, ma non è stato possibile perché io lo paravo pure col Menda. Va. È stata una bellissima partita, la meritavamo questa vittoria, un campionato bellissimo. Sono anche il secondo rigore, sei rimasto fermo come se aspettato? Sempre all'impiede aspettare il tiro dove va, perché sono sempre attivo, tutta la partita. Hai ancora tantissima adrenalina addosso, ancora, quindi siete pronti per lo Scicli? Dobbiamo andare a festeggiare la vittoria di oggi, però abbiamo una spareggio con lo Scicli che speriamo di vincere pure quello, campo neutro. Grazie a voi. Alla fine l'arbitro ci ha provato a rovinare la festa, ma siamo stati più forti anche di questo. È stata una partita combattuta, lo sapevamo che l'avversario meritava quello che la posizione dove si trovava, per cui sapevamo che doveva essere una lotta fino all'ultimo minuto e in effetti così è stato. Peccato che a Campobello il risultato è stato negativo, ma va bene così, siamo sempre noi diciamo, a decidere le nostre sorti, sempre carichi, sempre in forma, ci presenteremo la settimana prossima sicuramente.